I singolari avvenimenti che danno materia a questa cronaca si sono verificati nel 1940 a Orano. Per opinione generale, non vi erano al loro posto, uscendo un po' dall'ordinario. A prima vista, infatti, Orano è una città delle solite, null'altro che una prefettura francese della costa algerina. La città in se stessa, bisogna riconoscerlo, è brutta. D'aspetto tranquillo, occorre qualche tempo per accorgersi di quello che la fa diversa da tante altre città mercantili, sotto tutte le latitudini. Come immaginare, ad esempio, una città senza piccioni, senza alberi e senza giardini, dove non si trovano né battiti d'ali né fruscii di foglie. Un luogo neutro, insomma. Il mutamento delle stagioni non vi si legge che nel cielo. La primavera si annuncia soltanto con la qualità dell'aria o coi cesti di fiori che i ragazzetti portano dai sobborghi. È una primavera che si vende nei mercati. Durante l'estate, il sole incendia le case troppo asciutte e copre i muri di una cenere grigia. Non si può vivere allora che nell'ombra delle persiane chiuse. In autunno, invece, è un diluvio di fango. Le belle giornate vengono soltanto d'inverno. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.